Presidente, un test importante quello con Napoli che a 3 settimane dall'inizio del campionato, che indicazione può dare al di là del risultato? Ma le indicazioni che possiamo trarre non sono sicuramente quelle poi definitive. Sicuramente è stato un buon test perché la partita è stata una partita vera, con tratti di buon agonismo, ho visto, i giocatori sono impegnati, c'è stata una bella rivalità, insomma, sicuramente un test importante. Che ci fa avvicinare a questo inizio di campionato, sicuramente in crescita, perché ho visto cose buone, però sicuramente ancora un test, infatti si definisce così proprio perché lo è. Non ci sono ancora segnali di come posso dire, definitivi, e quindi ho visto una squadra che si è spessa bene, sicuramente l'affiatamento della squadra deve migliorare, qualche giocatore è più avanti di qualche un altro, ma questo dipende anche dalla struttura fisica dei nostri giocatori, però ripeto, ho visto un buon gruppo. Ci sarà la solita abituale, ormai tradizionale vetrina settimana prossima in occasione della presentazione ufficiale della squadra, come sempre si farà nel centro della città, insomma l'occasione migliore per poi dare il via alla stagione ufficiale. Sì, come al solito ci incontreremo nel palazzo, nella sala del Martino Filetico, sarà l'occasione per presentare ufficialmente tutta la nostra stagione alla città, agli appassionati. Spero che i nostri tifosi ci raggiungano numerosi e spero che sia l'avvio di una stagione che ci entusiasmi. Un'ultima cosa che in realtà è più ad ampio regiro su quello che è stato un po' il tormentone di questa estate. Notizia di oggi che Veroli verrà presentato ufficialmente a Veroli sabato. Questo derby alla fine si farà, è un bene per il basket e per lo sport in generale. Sicuramente noi accogliamo positivamente questa notizia, l'abbiamo attesa perché è giusto che una società dalle direzioni di Veroli dispo di questo campionato, lo dispo di Veroli, e poi il derby ha sempre un sapore speciale. Questo campionato senza derby non sarebbe stato sicuramente lo stesso, quindi siamo ben felici di incontrarli e poi vincerà il migliore. Paul Biliga, la partita con Napoli al di là del risultato era un test importante, è il vostro primo avversario di campionato, a che punto siete, a che punto sei? Parlando prima della squadra, la squadra ci siamo iniziati a conoscere proprio quando è arrivato Oma 2 settimane fa, quindi adesso stiamo proprio lavorando sul gruppo, sulla squadra, su quello che dobbiamo fare, e insomma i 2 test contro Napoli, il primo che insomma non era tanto veritiero, però questo qua un po' più utile, ci hanno mostrato che sappiamo fare delle cose, ma abbiamo anche dei limiti che dobbiamo lavorare, insomma queste ultime settimane lavoreremo su questo. Personalmente per te un impegno importante, duro, questo contro Napoli, perché c'erano tanti lunghi importanti, è una delle squadre più forti di questo campionato, a che punto sei anche te? Di condizioni ho avuto un po' di acciacchi negli ultimi giorni, però comunque sto bene, quindi questo test qua contro Napoli è sia importante per me che tutti i compagni. Io farò il mio massimo come lo faccio sempre, spero che saremo al massimo il 5 ottobre contro Napoli. Ecco, un'ultima cosa che ti chiedo, stasera più volte Gramenzi ti ha provato in varie soluzioni, chiaramente con avversari importanti e di spessore. Napoli, Torino, Verona, queste le avversarie più temibili per questo Fiorentino in questo campionato Gold? Diciamo che sulla carta sì, sai, la carta è sempre quella, i nomi sono sempre quelli, però dopo bisogna vedere come giocano le squadre. Per il momento, se ci basiamo solamente sui dati che abbiamo adesso, sì, sono quelli, però penso che in campionato poi usciranno altre squadre anche buone. Coach, un test quello con Napoli che sicuramente a 2 settimane dall'inizio del campionato, anche qualcosina in più, ha dato già qualche prima indicazione. A che punto siamo di questa FMC? Stiamo lavorando, siamo ancora diciamo un cantiere aperto, nel senso che con l'arrivo in ritardo di Omar siamo da una 20ina di giorni insieme, questa è un'altra amichevole che sicuramente ci ha aiutato a capire meglio le cose che dobbiamo migliorare, le precedenti ci hanno dato dei segnali, quest'altra ne ha dati altri. E sappiamo che la prestagione, la pre-season, le amichevoli è tutta un'altra area rispetto a quello che ci aspetterà alla prima giornata, però il precampionato è fatto anche per questo, per conoscerci come squadra, per conoscere i nostri limiti e per migliorare sicuramente il nostro sistema di gioco.
Arriva nel weekend un altro impegno importante, anzi due impegni. Si vanno ad affrontare due squadre di spessore come Brescia e Torino. Prosegue la marcia di avvicinamento. Saranno test di scarico oppure insomma si proverà anche lì a fare qualcosa dal punto di vista tattico in più rispetto a stasera? No, questa era la settimana più impegnativa, è la settimana più impegnativa perché giochiamo tre volte con tre squadre di gold, con tre squadre importanti. Abbiamo anche una trasferta da gestire e sicuramente da questa settimana dobbiamo trarre già delle prime indicazioni, delle prime valutazioni che ci fanno capire realmente chi siamo. Però il discorso è quello che ho detto prima, stiamo parlando sempre di prestagione, manca sicuramente l'agonismo totale che ci può essere in una partita ufficiale. Però, come tu hai detto, queste tre partite adesso in questa settimana ci daranno ancora di più delle valutazioni, delle indicazioni su cui lavorare poi nell'ultima settimana, che è quella poi decisiva per iniziare la stagione. Allora, coach Calvani, a tre settimane dall'inizio del campionato, quanto può essere indicativa una sfida di questo genere, dell'ottica proprio di una partita che si proporrà la prima giornata di campionato? Beh, insomma, queste partite di precampionato servono per verificare quello che hai fatto durante queste settimane di lavoro. Noi siamo abbastanza indietro perché abbiamo avuto molte defezioni, siamo arrivati addirittura in settimane dove abbiamo avuto tre giocatori dei senior e sette ragazzi, quindi la qualità anche degli allenamenti non è stata buona. Siamo un po' indietro, però confido che adesso in recupero di tutti quanti, avendo a disposizione dei giocatori di qualità, possiamo dare un po' un'accelerata su quello che non abbiamo fatto fino ad oggi. Che impressione ha fatto l'FMC Fiorentino? No, io già faccio fatica a parlare per la mia squadra, quindi questo bisogna chiedere a Gramenzi. Coach, non c'era Brooks stasera, probabilmente però riuscirà a recuperare ad essere pronto per la gara d'esordio. Mancano sì tre settimane, però diciamo che qualche indicazione stasera c'è stata anche su quelli che potrebbero essere i due quintetti che si scontreranno alla prima di campionato. Ma non so, io ovviamente un'idea ce l'ho, come ovvio che ce l'abbia anche Gramenzi. Poi l'allenatore è preposto a mettere in campo non quello che ha nella testa come quintetto, che è giusto perché deve dare anche i giusti valori e responsabilità all'interno della squadra. Però credo che il ruolo nostro sia quello di mettere i giocatori che siano nelle migliori condizioni in campo, quindi a prescindere quello che possa essere nella nostra testa, io metterò quelli che saranno in quella migliore condizione quando arriveremo al 5 ottobre. Coach, il livello del campionato che sta per prendere il via? È un livello buono, sono tanti giocatori di livello, scesi anche dal piano di sopra come Jackson per noi o Mark Thomas per Fiorentino, quindi direi che c'è una qualità assolutamente eccellente. Penso che sarà un campionato abbastanza equilibrato e anche divertente e gradevole da dover vedere. Credo che per quello che è stato lo scorso anno, cioè con Torino e Verona che sono arrivate a un passo dalla finale, credo che loro sicuramente si debbano riproporre per arrivare fino in fondo. Noi vogliamo giocare le nostre carte, come del resto credo che sia anche per Fiorentino. Con Riccardo Esposito, una di quelle persone che a Fiorentino ha lasciato il segno, ti ritroviamo come assistant coach di Napoli. Che effetto ti fa tornare a Fiorentino dopo un bel po' di anni? Ma era parecchio tempo che non tornavo, il palazzetto in questo nuovo non l'avevo mai visto. E io sono stato benissimo qua a Fiorentino, 3 anni, poi abbiamo vinto, quindi ci ho lasciato veramente un pezzo di cuore. È stato un piacere rivedere tutti, Pio, Maurizio, tutta la gente che mi ricordavo che stava qua. Ci siamo ripromessi di rivederci a Napoli e gli darò un po' di mozzarella, un po' di sfogliatelle, quindi è stato bello, è stato un piacere. Per te quest'anno l'impegno tecnico con coach Calvani, una nuova avventura, una nuova sfida professionale per te? Assolutamente sì, cambiare totalmente poi a questo livello è un bell'impegno. E io stavo in Serie C, allenavo, giocavo e non pensavo poi che il passaggio sia così molto più impegnativo, quindi è una bella sfida, ma con Calvani si migliora, si imparano molte cose, è veramente un gran maestro. Un'ultima cosa che ti chiedo, alla luce anche della sfida di questa sera tra Napoli e Fiorentino, si affronteranno la prima di campionato, è una lunga marcia di avvicinamento, però insomma qualcosina già stasera si è visto, anche la rivalità che in campo c'è tra diversi giocatori. Assolutamente sì, saranno belle sfide, assolutamente, guarda, oggi si è visto già un assaggio di quello che potranno essere le partite tra Napoli e Fiorentino, ma
L'importante è che sia tutto nell'ambito, rimanga tutto nell'ambito della correttezza, magari partite dure, come piacevano a me quando giocavo, lo sapete, però nell'ambito sempre della correttezza e della sportività. Ti faccio fare un ultimo saluto a chi ci guarda e ricorda Riccardo Esposito, trionfatore qui al Ponte Grande. Assolutamente, vi saluto tutti col cuore, grazie a tutti voi, delle belle annate e ci rivediamo presto.